siamo qui con Sandro Ruotolo, noto giornalista italiano. La prima domanda... Brava, mi piace come hai detto, perché un giornalista è un giornalista, non è né presentatore né televisivo, lavoro nella televisione. Perfetto. La domanda che le vorrei fare è, in quale modo pensa che una trasmissione come servizio pubblico possa evolversi, soprattutto alla luce di quello che è stata la sua nascita, insomma la transizione diciamo da quello che era anno zero a quello che è diventata poi una trasmissione molto particolare anche nel modo in cui viene diffusa? Ma guarda, secondo me il servizio pubblico è stata un'esperienza ed è un'esperienza straordinaria, perché abbiamo aperto una strada che è la strada, diciamo, del presente futuro, che è la multipiattaforma, che è la rete, che è il satellite, che sono le televisioni locali. Penso che non si possa più tornare indietro, cioè quello che abbiamo fatto è straordinario in un momento di crisi economica, quindi fortissima finanziaria, in un momento politico pure forte nel nostro paese di transizione, quindi dal berlusconismo ai tecnici di Monti con la crisi, e quindi abbiamo vissuto questa stagione e siamo più che soddisfatti da questo punto di vista, perché siamo riusciti a tenere il bilancio, il pareggio di bilancio da una parte, abbiamo speso solo una minima parte di quei 100.000 che hanno sottoscritto almeno 10 euro per poter vedere un programma televisivo. E penso che abbiamo aperto questa strada, che ora bisognerà svilupparla, insomma. Su servizio pubblico molto spesso si vedono interazioni anche con quello che succede online, ma come pensa che si possa conciliare questa tendenza, che sicuramente andrà aumentando, con le dichiarazioni per esempio del ministro Severino di qualche giorno fa? Anche qui stiamo provando, è una grande sperimentazione che stiamo facendo in diretta e che secondo me sta portando dei frutti molto molto interessanti. Ti riferisci alla richiesta di controllo sulla rete? Esattamente. E la rete è rete perché non può essere controllata, non deve essere controllata. Ma la giornata di ieri è straordinaria, è stata straordinaria, perché hai avuto una manifestazione di 50.000 ciclisti a Roma, organizzati dalla rete, tant'è che c'è l'hashtag Salva i ciclisti, e contemporaneamente a Montichiari, in provincia di Brescia, hai avuto questa enorme manifestazione contro la vivisezione per liberare i beagle, i cani, e anche quella organizzata dalla rete. Quindi come fai in una situazione del genere, che è un punto di democrazia diretta, che è un punto di confronto, a uccidere, a cercare di regolamentare? È ovvio che le leggi italiane andranno applicate anche nella rete, per cui se uno, diciamo, fa la diffamazione ci sarà un magistrato, che però da qui a censurare la rete credo che sarebbe un colpo mortale in questo momento all'articolo 21 della Costituzione. Noi che abbiamo fatto 10 anni fa questa battaglia contro la censura ai tempi dell'editto bulgaro, proprio in quell'occasione abbiamo rivendicato l'articolo 21, credo che questa rivendicazione di articolo 21 della nostra Costituzione, nel caso in cui ci fossero dei tentativi di mettere il bavaglio alla rete, beh, bisognerà scatenarsi. Perfetto, dottor Ruotolo, io la ringrazio davvero tantissimo per il suo tempo e le auguro un buon proseguimento di festival. Grazie.